E sulle note di Barry White, ma che meraviglia questa canzone stupenda. Ore 22:32, rientriamo qua su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento. Perché? Perché sembrerebbe che prima del collegamento con il Nido delle Aquile, quindi con Marco Misseri, che appunto aspettiamo qui tra poco sulle onde, sulle frequenze di Radio Roma Futura, noi abbiamo, come ogni venerdì sera, l'appuntamento con il nostro Davide Di Cosmo, che stasera è qui con noi, ovviamente per l'angolo delle scommesse di Di Cosmo. Però prima voglio annunciare un secondo al volo tutti gli appuntamenti che appunto riguardano la settimana, il weekend calcistico. Perché? Perché comunque per quello che riguarda il campionato italiano c'è tanto da seguire, già a partire da questa sera. Però comunque questa sera era la Serie B, Trapani-Carpi è finita ora appunto proprio in questo momento 0-0, mentre sta terminando 2-0 la Corugna contro Eibar, quindi vince il Deportivo. 3-3 il risultato finale, partita bellissima, Saint-Étienne-Lens in Ligue 1. In Francia, in Bundesliga, vince lo Schalke 04 1-0 contro il Borussia Mönchengladbach. Domani, le partite di domani, ore 18 Verona-Torino, ore 20:45 meravigliosa Juventus-Milan da seguire, per poi appunto affrontare le altre partite in Premier League alle ore 13:45 Tottenham-Arsenal, poi alle ore 16 la carrellata come Aston Villa-Chelsea, Leicester-Crystal Palace, Manchester City-Hull City, QPR-Southampton e Swansea-Sunderland, mentre alle 18:30 chiude Everton-Liverpool. Passiamo invece alla carrellata della Serie B in Italia. Perché? Perché comunque c'è Avellino Latina alle 15 insieme a Crotone-Bologna, Entella-Spezia, Frosinone-Lanciano e poi Livorno-Bari, Modena-Catania, Pescara-Cittadella e Varese-Provercelli. Chiude sempre alle ore 15 anche Vicenza-Perugia. Passo alla Liga. La Liga invece è Atletico Madrid-Real Madrid, è il derby meraviglioso domani alle ore 16, alle 18 Villarreal-Granada. Levante Malaga alle 20, alle 22 Real Sociedad Celta Vigo. Chiudo con la giornata di domani con Ligue 1 e Bundesliga, perché in Bundesliga il Colonia affronta il Paderborn, Friburgo il Borussia Dortmund, il Mainz l'Hertha Berlino, lo Stoccarda il Bayern di Monaco, il Wolfsburg l'Hoffenheim, e chiude alle 18:30 l'Amburgo contro l'Hannover. Chiude la Francia con la Ligue 1 invece domani appunto alle ore 16 Rennes-Marsiglia, poi Bastia-Metz e Caen-Tolosa, Evian-Bordeaux, Montpellier-Lilla, Reims-Lorient alle ore 20. Passo alla giornata di domenica. La giornata di domenica vede la Serie A folta di appuntamenti: alle 12:30 Fiorentina-Atalanta, alle ore 15 Cagliari-Roma, Empoli-Cesena, Napoli-Udinese, Parma-Chievo, Sampdoria-Sassuolo, chiude alle 20:45 Inter Palermo, mentre in Serie B alle ore 18 Ternana Brescia. In Liga abbiamo Athletic Bilbao Barcellona alle ore 21, mentre alle ore 12 Cordoba Almeria, 17 Getafe Siviglia e Spagnol Valencia alle ore 19. Passo alla Premier League per chiudere: alle ore 13 Burnley West Bromwich, Newcastle Stoke City, e alle ore 17:15 West Ham Manchester United. Quindi questo è l'appuntamento appunto di tutto quello che riguarda il sabato e la domenica. In Bundesliga invece alle ore 15:30 Werder Bremen Leverkusen, Augsburg-Francoforte, chiude la Ligue 1 alle ore 14 Guingamp-Monaco, 17 Nizza-Nantes, alle ore 21 Lione-Paris-Saint-Germain. L'appuntamento è lunedì, poi li dirà Maxi Morgante perché Club de Football ritorna alle ore 19 lunedì, ma alle ore 20:45 chiude la Serie A Lazio-Genoa, mentre la Liga Elche-Vallecano. Questi sono gli appuntamenti importanti per quello che riguarda la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 e ovviamente la Liga Spagnola. Passiamo alle scommesse. David, allora, siamo pronti? Siamo come ogni venerdì, un grande applauso di incoraggiamento. E eccoci qua. Allora, appunto, il nostro David, appunto, eccoci, appunto, come dicevamo, vai cortango. Allora, mentre io intanto cerco, appunto, la canzoncina sotto di Febbre da cavallo, intanto Davide ci comincia ad annunciare quella che è la giornata di calcio di Serie A, con qualche
con qualche insomma notizia importante, soprattutto per quello che riguarda le scommesse. Eccoci qui, buonasera. Partiamo subito con Verona-Torino. Sono comunque due squadre che non hanno queste difese eccelse. Oddio, il Torino diciamo che si difende un po' meglio, però questa partita tendenzialmente consigliamo questa sera un bel gol a 1,78, una buona quota, e insomma potrebbe uscire tranquillamente che entrambe le squadre la buttassero dentro. Ah, quindi abbiamo detto Verona-Torino gol. Io intanto stavo intanto strimpellando qui, ma non trovo purtroppo la musichetta di Febbre da Cavallo. Vabbè, per questa settimana lasciamo stare. Va bene, va benissimo. Va benissimo. Abbiamo il gallo, questo sì. Allora, aspetta che sistemiamo un pochino. Ecco, voglio proprio senza musica, momento sacro. Okay, eccola qua. Ci siamo. Perfetto, via. Juventus-Milan. Beh, questa è una partita particolare, una partita magari se vogliamo anche di riscatto da parte del Milan. È una partita che potrebbe riaprire il campionato. È una partita comunque delicata che si gioca a Torino. Questa Juve ultra favorita a 1,37, eh sì, come se fosse un capellino tipo Juve Cesena, un po' ingenerosi questi bookmakers che fanno le quote, però noi tendenzialmente proviamo a credergli, ma per non rischiare troppo, visto anche diciamo che la Juve non è più granitica dietro, no? Poi la porta sempre a casa, però ultimamente qualche gol lo ha incassato, quindi io penso che anche il Milan ha grande vivacità lì davanti e poi a questi giocatori, sì, che si vogliono mettere in mostra. Portare a casa la partita mi sembra un'esagerazione, però un bel gol anche qui, un gol a 2,07, addirittura no gol a 1,68, cioè io non riesco a comprendere questo tipo di quote. Meglio per noi, perché a 2,07 gol di Juve Milan io lo metterei tranquillamente, addirittura lo metterei come fissa se stessi giocando una partita. Quindi una fissa, secondo me Juve Milan gol è una fissa, cioè è una partita a quindi due, abbiamo due gol finora, è l'AS Verona Torino gol, ce ne saranno molti questa settimana anche perché abbiamo delle partite un po' particolari, e poi comunque questa quota gol no gol è comunque una quota che ti può permettere anche di sbagliare il risultato, no? Magari pensiamo che vince una squadra piuttosto che un'altra, oppure magari pareggiano, però troppo spesso ultimamente ci hanno abituato in questa Serie A a 2-1, risultato che esce moltissimo, quindi perché rischiare un under un over, mettere gol e almeno probabilmente è più facile che esce, visto che le quote sono anche un po' più alte, insomma è molto molto utilizzata, ma secondo me a favore dei giocatori. Quindi confermiamo Juventus Milan gol, sì, questi sono appuntamenti di sabato. Passiamo alle ore 12:30 appunto della domenica, Fiorentina-Atalanta è uno fisso a 1,50. Abbiamo un Atalanta a 7, un X a 4, sono delle quote molto molto quadrate, cioè sono delle quote che addirittura insomma chi ama spendere molto queste quote qui le gioca spessissimo anche con partita secca. Noi naturalmente consigliamo sempre di giocare con moderazione e di fare una piccola martingala o magari giocare un picchietto a rotazione, quindi magari escono fuori tre giocate con tre, certo, fisse e due a girare, oppure tre fisse e tre a girare. E poi abbiamo detto Fiorentina-Atalanta 1, poi abbiamo Cagliari-Roma, poi no, abbiamo me l'ero te l'eri appuntato, sì, prima, sì, te sì, l'era sì, appuntato Sampdoria-Sassuolo. Ecco, questa è una partita molto molto delicata. Io rischierei o gol o under,
perché comunque credo che questa partita possa terminare 1-1, questa è la mia convinzione. Però allora io metterei prima gol e poi under, perché magari poi rischiamo pure che ci ha abituato la Samp di prendere sempre i gol all'ultimo e il Sassuolo di farli nel secondo tempo, quindi ci potrebbe essere anche una sorpresa, peraltro anche una bella sorpresa, perché chi vorrebbe rischiare il 2 del Sassuolo a 4,75 è una quota discreta. Dopodiché io consiglio o under o gol. Quindi gol però prima di under, hai detto. Quindi gol oppure under? Gol oppure under. Ok, vai, passiamo. Cagliari-Roma, sfatiamo questo dato. Insomma, Cagliari-Roma, credo e voglio dare fiducia alla Roma, è che sia un 2 fisso. Perché oggettivamente nei valori, poi abbiamo questi due ex, insomma, che ancora devono segnare contro il Cari. Ovviamente il Barba è arrivato da 3 giorni e Nainggolan comunque è un ex. Il calcio ci ha abituato a queste, certo, a queste, appunto, questi avvenimenti, col classico pianterello, insomma, queste cose finte che si inventano i giocatori per non essere insultati quando entrano dentro altri campi di calcio. Però va bene, io penso che sia un 2 della Roma e anche agevole. Quindi 2 della Roma, confermiamo. Cagliari 2 è una quota altissima. Sì, a 2 sì. Quindi 2 a 2. Poi non 2 a 2 il risultato, sì, ovviamente. Il quota 2, vittoria della Roma a 2. Poi passiamo a Parma-Chievo. Sì. Parma-Chievo under. Segnano col contagocce tutte e due, insomma. Quindi tutto. Partita noiosa. Sì, proprio brutta. È vero che al Parma servono i punti necessariamente, Ma però, secondo te il Parma è spacciato? Però magari diciamo che sta con un piede nella fossa. Ormai. Però non è che secondo me. Però abbiamo ancora davanti tutto il giro di ritorno. Senti, ma invece il Chievo che cosa può ambire secondo te? Cioè, il Chievo comunque giusto salvezza, deve salvare, punto. Anche perché ha squadre più forti, con organici molto più organizzati del Chievo. Anzi, potrebbe anche non salvarsi, ti arrivo a dire. Ok, quindi una partita da under. Poi passiamo a Empoli-Cesena, che il buon Matteo Pietrosante ci ha consigliato di mettere gol. Io sinceramente ero un po' in imbarazzo, ero molto indeciso su questa partita. Accetto volentieri il consiglio di Pietrosante e quindi diamo un bel gol su Empoli-Cesena. Poi abbiamo Napoli-Udinese, un Udinese vivace, un Udinese indubbiamente che sta bene, però immaginiamo un Udinese che va a Napoli, il Napoli che abbiamo visto ultimamente, è un Napoli straripante, è un Napoli che lasciamo perdere la svista del difensore dell'Inter e compagnia, ma al netto di quella partita, anche nelle partite precedenti, anzi soprattutto nelle partite precedenti, ha sempre dato segno di poter vincere in qualsiasi momento le sue partite. Quindi Napoli-Udinese è 1 fisso a 1,37. Questo sì che è un vero capellino, non come quello della Juve. Quindi confermiamo Napoli-Udinese. Assolutamente, questa è un'altra fissa. Passiamo? Poi abbiamo Inter-Palermo. Oh, sfida allora, delle ore 20:45. Assolutamente, è serale, di cartello. Sarà una partita da gol. Io avrei optato anche per l'uno fisso, perché io non credo che l'Inter possa sbagliare un'altra partita, anche perché altrimenti i giocatori difficilmente tornano alla Pinetina sereni la prossima settimana. Però anche perché il Palermo comunque ha questi attaccanti, questi ragazzi lì davanti che corrono come dannati, e la difesa dell'Inter oggettivamente imbarazzante, più che altro stanno un po' sulle gambe i difensori dell'Inter, quindi è questo un po' quello che mi fa tentennare sul mettere l'uno fisso, nonostante le grandi motivazioni che proverà l'Inter nella rincorsa delle coppe. Mettiamo gol e andiamo più tranquilli. Poi chi è di fede mette uno. Però io per gli amici di Milano che metterei gol. Metterei Mettiamo solo gol oppure mettiamo gol? Metterei gol e anche l'uno, per